Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono PixelPox e oggi qua siamo insieme a Moreno. Ciao. E a mia cugina che è qua sotto. No, 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 no. C'è anche Gita. E oggi monteremo quello che è stato nominato il computer Frankenstein. Sì, esatto. Che è sostanzialmente è la prima volta che io monto un computer, quindi sarà più che altro un tutorial per me per capire come mettere le mani poi sul mio. Detto questo, iniziamo. Via con la sigla. Allora ragazzi, prima di iniziare mi è stato chiesto di farvi due premesse. La prima è che le componenti sono compatibili fra di loro, anche se non sono perfette. Ed è tutto frutto di materiale che avevamo già in casa e che abbiamo voluto assemblare per vedere come si montava un computer. Quindi tranquilli, non mi cazziate se le componenti non sono perfette, non è esattamente la super mega compatibilità, va bene uguale. Seconda cosa, prima di mettere le mani sul computer, ricordatevi sempre di scaricare a terra, perché se siete elettrostatici, fulminate tutto e dopo non va bene. Quindi, quello che vi ricordo è di toccare, come abbiamo fatto noi, ad esempio, il lavandino della cucina, che è di ferro di solito, così scaricate a terra e il problema si risolve. Detto questo, possiamo continuare. Allora, a lei il processore. Apri questo. Che è il socket. Esatto. E qui in questo modo lo appoggio. Ok, senti che... Ok, vedi? Abbassa, senza togliere il coperchio, abbassa prima il socket e lo incastri. No, no, va benissimo. Perdonami. E poi forza, forza pure. Visto che si toglie da solo. Ok. E poi lo rimetti di sotto. Perfetto. E la CPU è installata. Togli pure il coperchietto. Ta-ta! Ok, abbiamo il processore. RAM. Allora, in questo caso le RAM sono facili, perché due slot, due banchi, quindi... Ok. Quello lo so, perché le RAM vanno messe una sì e una no. Esatto, perfetto. Hanno un senso, ricordo, quando le metti su. Io adesso lì ho già aperto i due... I socket, mi sembra, esatto. Si chiamano. Prego. Allora. Di solito sono girato con la scritta verso l'esterno. Comunque controlla, okay. Vedi che c'è un intaglio. Sì, che va bilanciato, esatto. In base a quello. Secondo me sono girato dall'altra parte, sai? Ah no. Giusto? Cioè mi sembra di vederle così, sì, però sì, non sono... Però... Ok. E c'è un verso o dritte? Dritte così, dritte per dritte. Ok. Perfetto. So che, allora, l'approccio che si ha con la prima, ho montato anch'io la prima volta, quindi la prima è, oddio, non gli fai male. Cioè, okay. C'è un limite, se senti crack hai sbagliato, però di solito. Esatto. È quello il problema di tu, che non vuoi sentire. Però, ricordi, abbiamo preso della roba di recupero, quindi... Ok. Allora, questa, così siamo comodi. Questo cos'è? Direi un SSD, però di quelli che vanno tipo dentro i portatili. Esatto, non proprio. Allora, questo è tipo M2. Praticamente, okay. Infili da qua. Sì, e quello poi si abbassa. Esatto. E come altezza c'è soltanto quello in alto, giusto? Esatto. Adesso qui vedi che c'è già questo, uh-huh. Che è già posizionato, se no, perché ci sono diverse misure. Sì, e se no dopo lo devi sganciare, esatto. Tutto quello lì e quello può... Esatto. Ok. Perfetto. E adesso okay. Ti diverti perché devi riuscire, tenendola giù, ad evitare anche questa. Ta-ta. Il dito serve sempre. Problema risolto. Ok. Dissipatore. Dissipatore. Questo è un normale dissipatore ad aria. Che però è verticale, sì. Giusto? Sì, sì. Ok, no, perché c'ho ancora quello stock. Ok. Sto soffrendo. Niente. Rimuoviamo la vecchia pasta termica. C'ho un po', qui ce l'ho messo parecchio. A lei? Allora, pasta termica, io vado di chicco di riso al centro e poi ci pensa il peso del... Dissipatore a spalmare tutto. Esatto. Ok, chicco di riso quindi sì. 0,5 circa. Sì. Giusto? Più o meno al centro del processore. Agganciamo i gancini, giusto? Esatto, questi qua. Ok, abbiamo inserito l'alimentatore, che tanto è nero quindi non si vede poco in camera, e... Qua dietro lo vedete meglio che... Adesso c'è il coso. Quindi ora sfittiamo le ventole. Sei più comodo dopo per rimontarle, mm-hmm. Per... È normale che siano dure perché sono filettate direttamente sulla plastica, quindi... Ok. Merenda time! Ok, tornati dalla merenda, finiamo di smontare le ventole. Esatto, smontiamo anche queste ventole qua. Ok, se riuscite a inserire il...
Plate, come è? Backplate. Ok, backplate della scheda madre. Mascherina della scheda madre. Ok, la mascherina della scheda madre. È stato un po' un parto, quindi ve l'ho tagliato. Controlliamo che siano... che gli agganci... corrispondono. Questi qua, adesso ve li mostro. Ok, questi agganci qua che saranno praticamente per avvitare la scheda madre sopra. Ferra okay. Da qui e poi a cassetto. Quindi da qua. Sì. E li devo far inserire dentro e fuori. Esatto. In teoria così. Vai, scheda madre inserita, adesso sono andato ad affissare. Ok, adesso scheda video. Che vanno tolti i cassettini. Esatto, allora, nei case, quelli un po' più costosi, sono, si possono rimettere, in questo caso sono quelli, ah no, qui addirittura c'è il primo che si può togliere, in questo si può togliere e rimettere, gli altri di solito vanno spezzati. Gli spacchi. Esatto. Tanto le gaffe. Ah, c'è la copertura. Ma non si incastra. Ma cos'è che sto... qual è quella cosa che lo blocca? Esatto, mi raccomando, mai perdere la calma, tirare come una... c'è sicuramente una spiegazione del perché non si sta inserendo. I pezzi non vanno al loro posto. Vedi che senza copertura stranamente si incastra, eh? Andate subito a primo colpo, E poi si fissa con due vitine al case e l'inesterno. Esatto. Ora bisogna valutare anche per magari schede grafiche molto prestanti, molto pesanti. Ci sono dei lo stand che si mette lì, ho visto. Esatto. Il computer direi che è vivo. E voilà, computer finito e montato. Ok, siamo arrivati nella postazione di gaming di Moreno. E adesso prepariamo la chiavetta con dentro Windows. E questo, ragazzi, è come si monta un computer. Grazie mille a Moreno per avermi dato questa disponibilità per farmi vedere come si faceva. Prego di nulla. Detto questo, io vi ricordo che mi trovate su Instagram, Facebook, Twitch e qua appunto su YouTube come 98 megapixel. Mentre su Telegram, ovviamente i link tutti posti in descrizione, 98 megapixel scritto in lettere è il canale Telegram e il gruppo invece Telegram per parlare con me insieme a un sacco di altra gente super interessante è il ritrovo di 98 megapixel. Tutti i link qua sotto in descrizione, ogni giovedì nuovo video qua sul canale alle 14 e detto questo noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!